Boom a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo all'ultima puntata, alla nona puntata di Identikit, perché Yankaramo è l'ultimo acquisto fatto dall'Inter, ahimè, ma poi ne riparleremo nel prossimo video in cui ne ho di cotte e di crude per veramente per tutti. Ma oggi, ma in questo video ci dedichiamo solo ed esclusivamente a Karamo. Chi cacchio è Karamo? Allora, Karamo è un ragazzo del 1998, cioè un anno più piccolo di me, che nasce in Costa d'Avorio ad Abidjan. Da piccolo si trasferisce all'età di 2 anni con sua mamma in Francia, da cui prenderà anche la nazionalità, e inizia a giocare a calcio. Nel 2015 si trasferisce al Caen ed insieme a Kylian Mbappé, del quale è molto amico, saranno i due giocatori più giovani ad aver collezionato più di 30 presenze in un campionato come la Ligue 1. Kylian Mbappé ha già fatto vedere che giocatore è molto forte, hanno due ruoli abbastanza diversi perché Karamo è un'ala e Kylian Mbappé è una punta che già è arrivata al PSG per quasi 200 milioni, quindi Karamo avrà da dimostrare molto molto molto. Le qualità tecniche di Karamo sono ovviamente il dribbling, i dati dicono che ha collezionato più di 50 dribbling durante l'anno, ha già esordito con la nazionale Under 21 facendo un gol, è molto veloce e Spalletti dovrà essere bravo, come farà con Dalbert e come farà con Cancelo, a spiegargli bene com'è la fase difensiva, perché si legge che a volte si dimentica che si deve fare anche quello. Io non so perché abbiano puntato su questo 98 e hanno dato via Gabigol. Sinceramente non ne ho idea, ma ne parleremo dopo nel prossimo video, perché veramente nel prossimo video commenteremo ogni azione di mercato e ne ho di cotte e di crude per tutti. Spero che Spalletti lo valorizzi tanto, perché almeno ci togliamo una soddisfazione dopo questo mercato che è stato veramente assurdo, proprio assurdo grosso, scritto così. Io do un benvenuto a Karamo, mi auguro che trovi spazio nell'Inter, perché rispetto a Gabigol, se l'hanno preso, probabile magari gli abbiano fatto le stesse promesse che hanno fatto a Gabi e poi magari non lo fanno giocare. Quindi mi auguro giochi e che riesca a prendere il posto di quel bidonazzo di Candreva. Quindi signori, pollicione in su, benvenuto a Yankaramo e noi ci vediamo nel prossimo video che registrerò fra pochissimo, dove commenteremo tutte le azioni di mercato.